Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vi voglio mostrare questo bilancino di precisione che pensato pagato soli 2,10€. Non sto scherzando, vi lascio il link in descrizione. L'ho acquistato su AliExpress, quindi i tempi di consegna sono di circa 20 giorni, ma devo dire che con questi tempi di consegna potete ovviamente risparmiare sul prezzo e pagare 4 volte meno il prezzo che avreste pagato ad esempio su Amazon. Potete scegliere diversi modelli, tra cui il modello che ho scelto io in questo caso è 100 grammi barra 0,01 grammo, quindi potete pesare da 0,01 grammo fino a 100 grammi. Ci sono diversi modelli, ad esempio quello da 500 grammi barra 0,1 grammo, ovviamente qua la precisione diminuisce, ma potete misurare oltre i 100 grammi. Insomma, se schiacciate sul link potete poi verificare con i vostri occhi qual è la bilancia che più vi interessa. Secondo me, per una precisione ottimale, vi conviene optare per 100 grammi barra 0,01 grammo. Io l'ho acquistato principalmente questo bilancino per andare a pesare il lievito nelle preparazioni di pane e pizza, quindi per misurare 2 grammi, e devo dire che la precisione mi interessava al primo posto, quindi ho scelto il modello di precisione più elevato. Vi vado a far vedere all'interno com'è il bilancino. Non arriva con le batterie, quindi dovete procurarvele voi. Comunque io ho queste qua che avevo già acquistato ed ho recensito in un altro video, magari vi lascio il link in descrizione. Quindi ho comprato queste Amazon Basics, come vedete costano anche poco e potete ricaricarvele nello strumentino sempre di Amazon. È tutta protetta da questa pellicola di plastica. Sul retro c'è il vano per inserire le batterie, che vado ad inserire immediatamente. Allora, più, e l'altra va così. Andate a richiudere, ci sono anche i gommini, come vedete, per poggiarla sui quattro lati. Qua mostra effettivamente il modello. Si va ad aprire, quindi anche protetto. Ok. Come vedete si mostra così all'interno, questa plastica poi va rimossa come anche qua. Adesso vado a spegnere, l'accendo. Potete spegnere o accendere la luce a dipendenza se volete ovviamente risparmiare sulla batteria, ma se avete le batterie ricaricabili potete anche permettervi di accendere la luce che appare blu. Tra l'altro c'è anche un fogliettino di istruzioni che vi dice in sostanza che dovete pesare i vari ingredienti su una superficie piana, non dovete fare in modo che la bilancia si trovi su materiali comunque caldi o troppo freddi, e comunque per avere una misura accurata si può anche calibrare seguendo queste istruzioni. Ma devo dire che facendo prima una prova il peso è veramente già calibrato di per sé, quindi devo dire che non c'è stato bisogno di fare la procedura. Devo dire che inoltre, come viene indicato qua, si deve cercare di tenere un attimo pulita la bilancia, se no potrebbe, diciamo, influire sulla precisione e sul peso. C'è il tasto per tarare, c'è il tasto per cambiare unità, come vedete noi lasciamo su grammi. E adesso vi vado a mostrare, ad esempio, se poggio un evidenziatore, il peso. Siamo sui 15,66 grammi. Ora vado ad appoggiare, ad esempio, una penna. Siamo sui 9,36 grammi. È davvero precisa. E vediamo se posso pesare qualcosa un po' più leggero. Ad esempio questi, come vedete siamo sui 0,98 grammi. È veramente utile se dovete appunto pesare degli alimenti, ad esempio, come vi dicevo, del lievito, e vi serve effettivamente qualcosa di preciso. Andiamo a misurare questo, 0,85 grammi. Il foglietto ovviamente pesa così poco che neanche penso riesca a prenderlo, anzi sì, riesce.
0,7876 grammi. Ottimo, come vedete davvero precisa. Vado a fare l'ultima misurazione, ovvero questo tappo, 1,55. Bene, se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, vi lascio il link in descrizione come vi dicevo prima e fatemi sapere se vi è interessata questa recensione. Alla prossima review.